Unire le realtà territoriali di Ragusa, Siracusa e Caltanissetta, Agrigento e Trapani determinerebbe uno scompenso operativo destinato a creare danni alle attività produttive, quando invece in questo momento di ripartenza il nostro unico pensiero dovrebbe essere quello di sostenere le economie locali. Questa è la voce unita dei sindaci dei territori interessati contro l'emendamento Presti Giacomo, vale a dire Peppe Cassì, Roberto Gambino, Francesco Miccichè e Giacomo Tranchida, che ritengono che la creazione della supercamera di commercio che si vuole creare attraverso l'emendamento al decreto Sostegni bis rappresenterebbe un conglomerato che nulla aggiungerebbe, dicono, alla necessità di fornire un supporto alle imprese presenti nei territori. Nella nota sottolineano che se da un lato l'intento pare essere lodevole, dall'altro quanto è venuto fuori è un mostro giuridico operativo che renderà impossibile la vita delle imprese territoriali. Anche l'accorpamento di Enna e Palermo è, secondo i sindaci, un esempio di come realtà distanti fisicamente siano impossibili da gestire per le imprese che operano nel territorio del centro Sicilia. Anche il primo cittadino di Enna si è unito a sostegno del contenuto della nota. Al di là dei numeri, il rischio concreto, dicono, è che un territorio provinciale possa trovarsi senza alcun tipo di rappresentanza. Insieme, quindi, per chiedere alla politica nazionale di trovare una soluzione e procedere lungo l'unica strada, a loro avviso, più praticabile, cioè quella del ritorno al passato, promuovendo un confronto con i territori e quindi con i sindaci per individuare le migliori soluzioni. La nostra azione è condivisa da tutti i comuni delle nostre province, dicono.